Abbiamo iniziato l'altra volta a vedere le proprietà della forza d'attrito. Abbiamo visto che l'attrito, che abbiamo considerato quello radente, interviene quando un corpo viene fatto scivolare su un altro. Sicuramente due corpi uno sopra l'altro, ok? Quindi sono forze di contatto. Immaginiamo un piano orizzontale, su questo piano è appoggiato una cassa, un oggetto, ok? La forza peso che agisce sull'oggetto funge da forza premente. La forza peso è quella con cui questa cassa preme o schiaccia, se volete, il pavimento o la superficie su cui è appoggiata. Se la cassa, come ragionevolmente è in equilibrio, significa che c'è un'altra forza, la reazione vincolare, che bilancia il peso e quindi in questo caso ho una condizione di equilibrio. Se voglio spostare orizzontalmente il corpo, devo vincere una forza che è la forza d'attrito legata alla struttura microscopica delle superfici a contatto che si incastrano fino a un certo punto l'una nell'altra e ostacolano il movimento. La forza che devo superare affinché l'oggetto si possa mettere in moto parallelamente al piano è chiamata forza di attrito radente statico in questo caso, è data dal prodotto di un coefficiente μ, detto coefficiente di attrito, per la forza premente o in questo caso la reazione vincolare del piano. Ok? E questo l'avevamo visto la volta scorsa. Abbiamo anche visto, accennato anzi, al fatto che se il piano è orizzontale, i due corpi sono in equilibrio. Se invece il piano è inclinato, okay, allora la forza peso e la reazione vincolare non sono in equilibrio, ma se tra il piano e la cassa o la scatola c'è attrito, la cassa rimane ferma finché l'angolo tra il piano inclinato e l'orizzonte non supera un certo valore. Quindi immaginate di utilizzare un piano inclinato. Vado a disegnare qua sotto, ecco qui abbiamo il nostro orizzonte, qui c'è il piano inclinato. E questo è l'angolo alfa, qui c'è la scatola. Sulla scatola agiscono in questo contesto, se c'è attrito, tre forze. C'è la forza peso, che è sempre verticale, diretta verso il centro della Terra, quindi verso il basso. La reazione vincolare, sempre perpendicolare alla superficie del piano. In questo caso la forza di attrito che è opposta al verso in cui si muoverebbe la scatola se l'attrito non ci fosse. Ok? D'accordo? Questo cosa significa? Significa che se l'attrito è sufficientemente intenso, la forza risultante applicata alla cassa è zero. Quindi la somma di tutte le forze è 0 perché il corpo è in equilibrio. E qui in questo caso la forza risultante è la somma delle tre forze appena descritte, cioè il peso più la reazione vincolare più la forza d'attrito. Attenzione, si tratta di una somma vettoriale. Okay, quindi conoscere solo l'intensità delle forze non mi è sufficiente, devo sapere anche come sono orientate. D'accordo? Per far questo usiamo, cioè per fare la somma vettoriale, usiamo la tecnica di scomposizione lungo due assi cartesiani. Un asse parallelo al piano inclinato, una direzione avallata, quindi diciamo che la direzione positiva è quella a scendere, e un asse perpendicolare al piano. Quindi abbiamo, questo è il nostro asse delle X, se volete, questo è l'asse delle Y, ok,
Qui abbiamo quindi il vettore forza peso. Immaginate che l'origine sia il punto dove c'è la nostra cassa. La reazione vincolare è tutta lungo l'asse delle Y, quindi qui c'è il vettore R, e poi ho la forza d'attrito che è lungo l'asse delle X. Ok? L'angolo tra la perpendicolare al piano e il vettore peso è l'angolo alfa di inclinazione del piano inclinato. Ok? Quindi abbiamo visto che se il corpo è in equilibrio, la risultante deve essere 0, scusate, non origine, forza risultante, la forza risultante deve essere 0, quindi essendo questa un'equazione vettoriale, sono 0 tutte le componenti del vettore, cioè la forza risultante lungo l'asse delle x è 0 e lo stesso vale per la sua componente y, quindi questo si traduce in un sistema di equazioni. Ok, allora, la forza risultante lungo l'asse delle x quanto vale? Beh, lungo l'asse delle x abbiamo l'intero vettore della forza d'attrito e la parte del peso parallela al piano. Quindi avremo la parte di P parallela al piano inclinato, chiamiamola P parallelo o Px, meno la forza d'attrito. Perché meno? Perché la forza d'attrito è diretta nel verso negativo dell'asse delle x. Ok? Quindi se con questo simbolo F attrito indico l'intensità della forza, ci metto un segno meno davanti. La somma di queste due componenti deve darci 0. Lungo l'asse delle y avremo tutta la reazione vincolare R, che è diretta lungo l'asse delle y in senso positivo, meno la parte del peso perpendicolare al piano. Anche questo deve darmi 0. Per cui avremo che la parte del peso parallela al piano bilancia la forza di attrito. La parte dovuta la componente perpendicolare del peso invece viene bilanciata dalla reazione vincolare. Scusate, questa è una P, non una R. Ok, quindi la forza di attrito vale P parallelo, che è P per il seno di alfa, mentre la reazione vincolare vale P perpendicolare, che è P per il coseno di alfa. Ok? Ma abbiamo anche visto che la forza d'attrito vale al massimo valore che la forza di attrito può opporre al moto è coefficiente d'attrito mi per R, in questo caso R vale P parallelo, P perpendicolare, scusate, quindi è mi volte P perpendicolare, cioè mi volte P coseno di alfa. Ok? Allora, se alfa è uguale all'angolo massimo al di là del quale il corpo si muove, ok? Allora, misurare quest'angolo, nelle condizioni che abbiamo appena visto, equivale a misurare la forza d'attrito. Per quale ragione? Beh, se consideriamo le relazioni appena trovate, cioè la forza d'attrito è... dov'è? Aspetta, eccola qua. La forza d'attrito viene bilanciata dalla parte del peso parallela al piano. Quindi non faccio altro che sostituire questo. Quindi viene la forza d'attrito che può essere espressa come mi volte P cosen alfa, vale anche P parallelo, cioè P sen alfa. La prima relazione è quella che dà la definizione di forza d'attrito. La seconda viene dall'equilibrio lungo il piano inclinato. La forza d'attrito viene bilanciata dalla forza peso. Quindi, eguagliando le due grandezze, abbiamo che mi per P coseno di alfa vale P per il seno di alfa.
Quindi sicuramente siccome P non è 0, l'oggetto ha un suo peso, posso semplificare per P, quindi il peso va via. Non solo, ma se il coseno ha l'angolo che, oltre il quale il corpo si muove, ha un coseno non nullo, ed è ragionevole che sia così, perché solo se l'angolo fosse verticale, se l'angolo fosse di 90 gradi, il coseno sarebbe 0. Posso dividere anche per il coseno, quindi ottengo mi uguale al seno di alfa fratto il coseno di alfa, per gli amici la tangente di alfa. Di conseguenza, se, morale della favola, appoggio un corpo sul piano inclinato, sul piano, scusate, inizio a inclinare il piano, e osservo che a un certo momento, a un certo valore di alfa, il corpo comincia a scivolare, il massimo angolo dell'equilibrio è quello che mi dà il valore del coefficiente d'attrito. Quindi posso prendere la tangente di quell'angolo, chiamiamolo angolo massimo, come il valore del coefficiente d'attrito. Quindi, come vedete, indipendentemente dal corpo che metto a scivolare. E chiaramente il valore di mi è relativo all'attrito tra la superficie di quell'oggetto e il piano. Se cambio oggetto, mi sarà diverso. Okay? Se cambio piano, sarà diverso. Se ho un piano molto ruvido, mi sarà grande. Se il piano invece è liscio, mi sarà un numero piccolo. Okay? Immaginate di avere, che ne so, diciamo un esempio. Mettiamo un libro sul tavolo, incliniamo il tavolo, se il tavolo comincia, il libro comincia a scivolare quando l'angolo massimo in cui si mantiene l'equilibrio vale, che ne so, 30 gradi, allora il coefficiente d'attrito varrà la tangente di 30, cioè radice di 3 terzi. E così via. Ok? Ci sono domande? Quindi una relazione piuttosto semplice tra il coefficiente d'attrito statico, ripeto, e l'angolo oltre il quale l'oggetto comincia a scivolare. Ok? Se è tutto chiaro, facciamo un altro esempio. Immaginate, in teoria potremmo anche farlo, adesso non so, immaginate di prendere un libro qualsiasi, un quaderno, io lo appoggio al muro, per farlo stare fermo devo premere sul muro, perché se premo poco il quaderno scivola in basso. Solo se una forza orizzontale, il libro rimane fermo. Se riduco la forza, il libro scivola in giù. Okay? Per quale ragione? Beh, per effetto dell'attrito. Immaginate che questa sia la parete del muro. Qui appoggiamo il nostro libro. Esercitiamo una forza, mettiamola in blu. Una forza F. E cosa succede? Beh, il muro reagisce perché il libro non attraversa il muro con una relazione vincolare R che bilancia F. Il libro non attraversa il muro, no? Però la superficie di contatto tra libro e muro è una superficie dove interviene l'attrito. E quindi il peso che il peso che tenderebbe a far scivolare il libro viene bilanciato dalla forza di attrito.
che è diretta verso l'alto. Ok? Scriviamo un po' di relazioni utili. Abbiamo che la forza di attrito, abbiamo visto che è mi volte la reazione vincolare, ma la reazione vincolare vale quanto la forza F, perché R ed F si bilanciano. Ok? E se il corpo è in equilibrio, la forza d'attrito riesce a bilanciare il peso dell'oggetto. Quindi, se io agisco con una forza F, okay, allora mantengo l'oggetto in equilibrio appoggiato al muro. Se la forza d'attrito, che è mi volte la forza premente, la forza con cui premo il libro, riesce a bilanciare il peso. Quindi il coefficiente d'attrito, in questo caso tra muro e il mio libro, vale il rapporto tra la forza peso con cui il libro viene attratto verso il basso, diviso la minima forza sufficiente a mantenerlo dov'è. Supponiamo di avere un oggetto che ha un peso di, che ne so, 10 newton, un po' poco, ma insomma un oggetto molto leggero, e di aver bisogno di una forza di 20 newton per tenerlo fermo premendo contro il muro. Di conseguenza il coefficiente d'attrito sarà 10 newton diviso 20, 0,5. Questo è il coefficiente di attrito statico. Se non ci fosse l'attrito, attenzione, se mi fosse 0, non avremmo questa forza. E indipendentemente da quanto io premo verso il muro, il libro cade verticalmente perché non c'è nessuna forza a bilanciare il peso. Ho equilibrio lungo la direzione orizzontale perché il libro non attraversa il muro blocca l'avanzamento del libro, quindi il muro oppone una resistenza R tale che bilancia sempre F, ma non c'è più nessuna forza a bilanciare il peso. Quindi lungo la verticale agisce solo il peso, per cui il libro, indipendentemente da quanto io schiaccio, cade verticalmente. L'unica situazione in cui non cade è se tra libro e muro c'è attrito e se io premo una forza sufficientemente intensa. Che qual è la forza minima necessaria a tenere il libro fermo? Beh, la ricavo da qua. La F vale P diviso il coefficiente d'attrito statico. In quel caso l'attrito è sufficiente a bilanciare il peso. Invertiamo l'esercizio, facciamone un altro. Se ho invece che il libro ha un mattone, okay, che ha un peso di, che ne so, 1200 newton, e tra il mattone e il muro c'è un coefficiente d'attrito di 0,8, qual è la forza minima necessaria con la quale io devo premere il mattone sul muro affinché il mattone non scivoli a terra? In questo caso la forza minima richiesta nella situazione in cui eravamo prima, cioè il mattone appoggiato al muro, io premo con questa forza verso il muro, vale il peso fratto il coefficiente d'attrito. Quindi 1200 newton diviso 0,8, cioè 1500 newton. Chiaro? Ci sono domande? Bene, in questo caso proviamo a fare qualche esercizio dal libro. Vediamo se ne trovo uno decente.
Stiamo così, lo sposto di qua così non facciamo confusione. Immaginate qui, apriamo questo, un'automobile per curvare sfrutta l'attrito radente sull'asfalto. Se non ci fosse l'attrito tra l'asfalto e l'automobile, le auto non potrebbero fare le curve, sarebbe piuttosto seccante. Ok? Perché quando nevica sono necessarie le catene? In assenza di catene, che cosa si potrebbe fare per aumentare la forza d'attrito? Non so se avete mai visto che quando c'è la neve, di solito o si cambiano i pneumatici, si usano quelli con chiodati, oppure si mettono le catene. Perché si fa questo? Se uno non lo fa, la forza d'attrito tra il pneumatico e l'asfalto, l'asfalto coperto di neve o di ghiaccio addirittura, è molto più piccolo. Il coefficiente si riduce perché il ghiaccio è molto scivoloso. Quindi l'attrito che comunque c'è, per quanto piccolo c'è, non è sufficiente a far sì che l'auto, per esempio, riesca a frenare o a fare le curve. Perché cosa fa il freno dell'auto? Il freno dell'auto rallenta la rotazione, al limite blocca il pneumatico, ma se lo blocca il pneumatico scivola sull'asfalto e quindi la macchina in quel caso non è più governabile. Cioè, il pilota, il guidatore non decide più dove condurre l'auto, l'auto va da sola e va normalmente in linea retta perché è in equilibrio. Okay? Per aumentare l'attrito si aumenta che cosa? La rugosità della superficie della ruota, del pneumatico, inserendo o i chiodi non che uno come sente me dire inchiodare i chiodi sulla ruota, ma ci sono degli oggetti di punte di metallo che il costruttore dei pneumatici mette sulla superficie del pneumatico stesso. Questo aumenta la rugosità del pneumatico e ne aumenta l'attrito, che anche nel caso di ghiaccio può essere efficace a far sì che il conducente riesca a cambiare la traiettoria dell'auto a seconda delle distanze. Chiaramente deve comunque andare piano, oppure le catene che aumentano l'attrito ancora di più. In assenza di quello, l'auto non è governabile. Ok? Qual è la funzione principale della forza? Per esempio, durante una curva, l'attrito tra pneumatico e asfalto è la sorgente della forza centripeta che fa sì che l'auto riesca a fare la curva. È necessario, immaginate per semplificare, un'auto che faccia una traiettoria circolare. Per muoversi lungo la circonferenza c'è bisogno di una forza. Abbiamo visto che la traiettoria curvilinea è che il moto, scusate, circolare è un moto accelerato. L'accelerazione l'abbiamo chiamata accelerazione centripeta. La sorgente di questa accelerazione è l'attrito. Il meccanismo fisico che consente a un'auto di fare una curva è l'attrito tra pneumatici e asfalto. In condizioni di asfalto scivoloso come il ghiaccio oppure bagnato quando c'è la pioggia, ok, fa sì che questa forza è più piccola. E quindi ricordate che la forza centripeta è V quadro su R per la massa, secondo il principio della dinamica. Quindi affinché se l'attrito è più piccolo, la forza centripeta massima sfruttabile per la curva va come la massa dell'auto per la velocità dell'auto al quadrato diviso il raggio della curva. Quindi per mantenere l'auto in curva, o prendo curve molto larghe, dove R è molto grande, oppure V deve essere piccolo, perché altrimenti non riesco a tenere l'auto in curva. Se sono troppo veloce e faccio curve troppo strette, l'auto va per le sue, che va per la tangente, letteralmente. E questo ce lo dice anche l'esercizio, questo qui qua in fondo, non so se riuscite a vederlo, il 26, dice il coefficiente di attrito radente tra una cassapanca di legno di massa 56 kg e pavimento è di 0,27. Quindi la massa della nostra scatola è di 56 kg e il coefficiente di attrito statico mi vale 0,27. Qual è l'intensità della forza minima necessaria per spostare la cassapanca? La forza minima
uguale alla forza d'attrito tra cassapanca e pavimento, quindi vale la forza a peso per il coefficiente di attrito. Pardon. Ok, qui fatemi fare il solito disegnetto, qui abbiamo la cassapanca, la forza a peso, la reazione vincolare, la forza applicata, la minima e la forza d'attrito. Quindi la forza a peso, vi ricordo, vale la massa per G, G accelerazione di gravità 9,81 metri al secondo quadrato. Di conseguenza abbiamo che la forza minima necessaria a spostare la cassapanca vale 0,27 per 56 kg per 9,81 metri al secondo quadrato. Quindi viene 27 per 56 per 9,81 circa 148,3 newton. Se apri con una forza più piccola di questa non riesco a spostare la cassa. Dopo, quando è in moto, mi serve una forza inferiore, perché l'attrito dinamico che abbiamo visto la volta scorsa è inferiore a quello statico. Una volta che ho messo la cassa in moto è più facile mantenerla in moto. Quindi per bilanciare l'attrito in quel caso mi serve una forza un po' più piccola. Okay, questo è un 8 e questo è un 9. Ok. Ci sono domande? Scusate, solo un secondo.